comunque manifestare che le mie parole tradiranno una emozione. Una emozione perché questo incontro di oggi, in cui abbiamo confidato nel tempo e abbiamo fatto bene, e in cui abbiamo sfidato noi stessi, convocandovi non in una sede di partito, che peraltro non abbiamo, non in una sede istituzionale, ma in una piazza dove tanta gente può partecipare. Io vi ringrazio per questa partecipazione massiccia, perché in questi tempi riempire le piazze e parlare di istituzioni, di politica, di sociale, non è assolutamente facile. E questi ragazzi invece, li chiamo ragazzi ma sono più o meno giovani, ci sono riusciti, e questo sicuramente è un buon viatico per raggiungere l'obiettivo finale, che è quello della vittoria elettorale e della conquista del governo della città di Mentana. Noi abbiamo scelto una strada in salita, anche perché le sfide in cui si gioca e già hai vinto non ci piacciono. Noi ci piacciono le sfide alte, oddio, anche perché in tempi facili, come dicevo in una battuta qualche giorno fa, candidano le veline e i valletti. Abbiamo visto tante volte liste bloccate dei partiti, la gente premiata chissà per quali demeriti piuttosto che meriti. Noi invece abbiamo scelto una strada difficile, ma che a mio parere alla fine ci premierà, che è quella di rimanere equidistanti ed esterni, soprattutto qui a Mentana, dalle aggregazioni partitiche. Perché ci siamo fatti una domanda, ma i partiti esistono ancora? E me la sono fatta, e se l'è fatta chi fin da giovanissimo ha aderito ad un partito. La mia provenienza, la mia idea, le mie idee non sono ovviamente un mistero per nessuno. Però quei partiti, quel partito a cui avevo aderito, che era fatto di militanza, anche di sangue purtroppo, di idee, di valori, di tradizioni, di cultura, tutto quell'agglomerato che esisteva una volta, oggi i partiti non ce l'hanno più, perché sono soltanto degli strumenti di potere per preservare posizioni di privilegio. E vi ridice chi queste condizioni le ha vissute sulla propria pelle, e soprattutto qui a Mentana la situazione è totalmente degenerata. Con un Partito Democratico che per due volte consecutive annuncia le primarie e non le svolge, perché attende sempre l'investitura di Carlo Lucherini da Monterotondo. Poi ci si stupisce del fatto che chi governa Mentana non abbia l'autonomia per difendere la propria città. E certo, se è frutto di una scelta che viene dall'alto, e peraltro da parte di un rappresentante, di un senatore, che risiede in un comune che spesso ha interessi contrapposti rispetto alla destinazione di fondi, rispetto alle opere pubbliche, che cosa ci si può aspettare? E che un sedicente centrodestra dall'altra parte, io lo chiamo sedicente perché nel momento in cui ci sono rappresentanti che hanno attraversato almeno 10 partiti a testa, dare un'appartenenza partitica e politica a queste persone diventa veramente arduo. Ma con un sedicente centrodestra, che nel momento in cui il candidato sindaco eletto del Partito Democratico è determinato da Carlo Lucherini, entra in crisi, perde la maggioranza, dimostra una totale incapacità di governo, ebbene invece di dare la spallata finale in modo chiaro e coerente come si aspettava chi li ha votati, non fanno altro che occupare delle poltrone lasciate libere e addirittura passare in maggioranza a sostegno del sindaco che era stato eletto dal Partito Democratico. Ebbene, noi con persone che si comportano così non vogliamo avere niente a che fare.
non perché diamo un giudizio morale, ma perché riteniamo che se si viene eletti da una parte, si deve rimanere in quella parte. Se bisogna fare opposizione, si deve fare opposizione. E se si deve governare, si deve governare bene. Queste sono le regole della democrazia. E allora, ancor prima di parlare di governo, di progetti, di interventi determinati, noi dovremmo un po' recuperare, amalgamare il senso delle istituzioni e della politica con due parole, molto semplici, ma che di cui purtroppo qualche volta abbiamo smarrito la memoria, che sono il decoro ed il buon senso. Questi sono gli elementi che possono consentire a ciascuno di noi, a ciascuno di voi, a chi si mette in gioco per la prima volta e ricopre un posto di responsabilità in un'amministrazione, di governare, rispondere a quelle che sono le esigenze concrete dei cittadini, il decoro ed il buon senso. E questo sicuramente questa amministrazione non l'ha dimostrato. E allora diceva bene Giacomo quando ci hanno proposto anche di partecipare alle primarie. Dice, ma partecipi alle primarie, poi vinci, poi ti sosteniamo tutti. Quel tipo di sostegno a noi non interessa, e glielo abbiamo detto con chiarezza, quel tipo di sostegno di persone inaffidabili noi non lo vogliamo, a costo di fare il doppio, il triplo, decuplicare le forze per raggiungere l'obiettivo, perché nel momento in cui saremo al governo di questa città, se ce la faremo, come era scritto in questo video, se sarà sufficiente quello che avremo fatto e quello che faremo, altrimenti avanti chi è più meritevole senza alcun tipo di problema, perché la campagna elettorale, cari amici, candidati, inizia e finisce. Poi rimangono i rapporti umani, la conoscenza. Siamo in una piccola città, quindi ovviamente lungi da noi dall'avvelenare il clima politico con dispetti, dispettucci o violazioni delle regole. Noi vorremmo dare un esempio fin da adesso. Noi non attaccheremo in questa campagna elettorale nessun manifesto abusivo. Noi attaccheremo i nostri manifesti soltanto negli spazi consentiti, perché basta con le guerre dei manifesti che pure in passato, e abbiamo sbagliato tutti, sono state fatte. Muri che diventavano spessi più di mezzo metro di quanto erano, perché c'erano attaccati almeno 3.000 manifesti uno sull'altro, ovviamente per la gioia delle tipografie, delle fotocopisterie e di tutto il resto. Però ritengo che ormai questa sia un'epoca morta e sepolta, che bisogna comunque confrontarsi con le persone, rispettare i propri spazi, seguire le regole e dare un buon esempio già nel momento in cui ci si confronta con gli elettori e si inizia la campagna elettorale. Io quindi voglio ringraziarvi per questa occasione che mi avete concesso, perché per me è un, oltre che un onere ovviamente, perché governare Mentana non sarà facile, ma è sicuramente prima di tutto un onore ed un privilegio. Avete trasmesso, ringrazio in particolare Aurora, qualche articolo, anche delle immagini in cui sicuramente ero più piacente, quantomeno avevo i capelli, però io non ce l'ho, è un altro impegno preciso che mi assumo, è che non farò Photoshop in campagna elettorale, quindi i miei manifesti, se li vedete con questa faccia, saranno gli stessi, perché già vedo comunque manifesti elettorali di qualsiasi tipo di fisionomia. Comunque, al di là di questa battuta, alcuni interventi. Io quando ho visto questi interventi, ovviamente mi è venuto dal profondo del cuore anche ringraziare una persona che allora ovviamente era sindaco, che è Guido Tabanella, che è qui presente, perché io ho fatto l'assessore ai lavori pubblici e ho fatto quegli interventi. Ce ne sono decine, però non sta a me ovviamente elencarli, poi ciascuno li ripercorrerà nella propria memoria in 3 anni e mezzo che abbiamo governato qui a Mentana. Ed è giusto anche dare atto a Guido, perché forse è stato maltrattato troppo da qualcuno. Ed anche un pensiero a chi in quella esperienza amministrativa mi ha accompagnato
è stato lì gratuitamente, che oggi non c'è più, ma sarebbe stato sicuramente una delle persone più felici di questa nostra avventura, che è Italo Triventi. E quindi noi facciamo questo anche per ricordare a noi stessi ciò che è stato e per cercare di dare il nostro minimo contributo, modesto contributo al governo di questa città. Io per 5 anni non ho ricoperto ruoli istituzionali, non mi sono candidato proprio per la volontà di lasciare spazio agli altri. A vedere i risultati forse ho fatto male. Però credetemi, l'obiettivo era sicuramente fin dalle origini stimolante, cercare di creare un ricambio, dare spazio ai più giovani, tentare comunque di creare un ricambio di una classe dirigente. E non ho neanche proposto delle critiche preconcette nei confronti di chi amministrava. Quando hanno fatto quella scelta scellerata, secondo me, perché il centrodestra 5 anni fa, l'ho votato anch'io, di passare in maggioranza e di prendere gli assessori e sostituirsi così ad una parte del PD e governare col sindaco del PD. Non abbiamo fatto nulla, abbiamo atteso, abbiamo visto che tipo di risultati poteva portare questa cosa. Oggi però, tirando le somme, ci accorgiamo che i risultati sono devastanti per la città di Mentana. E allora ci corre l'obbligo tornare in campo, ma non per fare i salvatori della patria, attenzione, perché sarebbe un peccato di estrema presunzione, però per dare il proprio contributo. Io non mi sono messo a scartabellare gli ultimi 5 anni, non ho fatto il consigliere comunale, ho atteso altre faccende sicuramente importanti, ma forse più importanti anche della politica. Però nell'ultimo mese mi sono dilettato a guardare un po' di delibere. Io vi faccio soltanto 2 esempi, perché altrimenti staremmo qui tutta la notte, di come si possa malgovernare e addirittura nel silenzio assordante di tutti. E questa è la cosa che poi crea raccapriccio, perché ci sono dei provvedimenti che sono veramente inquietanti e grotteschi, su cui nessuno in questo comune ha detto nulla, né i giornali, né i consiglieri di maggioranza, né i consiglieri di opposizione. Il bando delle farmacie. Voi sapete che è stata messa a bando una farmacia che già esiste e un'altra che è in fase di istituzione. Guardando le determine io scopro che il comune di Mentana non ha persone al suo interno, seppur pagate, diciamo, in questi tempi di magra bene, perché hanno anche delle posizioni e delle indennità di posizione, che non sanno fare i bandi pubblici. E quindi prendono un avvocato esterno, un consulente, che pagano 20.000 euro per fare un bando. Fino a qua, quasi normale, quasi. Poi questo avvocato diventa famoso perché lo ritroviamo nei verbali dei processi di Mafia Capitale, in cui Buzzi dice che questo avvocato ha ricevuto 32.000 euro per sistemare dei bandi di alcuni comuni. Ovviamente non si fa riferimento a Mentana, perché questo è un consulente che lavora per diversi comuni della provincia di Roma. Si fa questo bando, il bando delle farmacie, in teoria e in generale interessa ai farmacisti. Io faccio l'avvocato, difficilmente potrei pensare di mettermi a gestire una farmacia. E quel bando chi esclude con una clausola specifica? I titolari delle farmacie. Quindi i titolari delle farmacie non possono partecipare. Vabbè, pazienza. Si fa una stima del compendio, perché la farmacia è un bene produttivo, è un bene dei cittadini, è un bene che se ben gestito produce risorse che si possono investire sul territorio. Si fa una stima, si dà un incarico, un altro incarico a pagamento, e così il perito fa una relazione e dice: non mi avete fornito i bilanci, non mi avete fornito l'inventario, non mi avete detto quelli che sono gli incassi giornalieri, praticamente non mi avete fornito nessun pezzo di carta, però ad occhio posso dire che il valore del compendio è di 520.000 euro. Vabbè, si mette al bando, si fissa il prezzo a base d'asta. E qual è il prezzo affissato a base d'asta se il valore è 520.000? 350.000 euro.
non si capisce perché sia stato abbassato. Si fa il bando pubblico, quante sono le ditte, le persone, le società che partecipano a questo bando pubblico? Una. Quant'è l'offerta su 350.000 euro con cui viene aggiudicato il compendio relativo alla farmacia comunale? 351.000 euro. 1.000 euro di rialzo su un bando pubblico il cui valore era 520.000, abbassato a 350.000. Una domanda: se sapete questa, vincete un posto da consigliere comunale. E chi ha vinto quel bando di gara? La Cardamone Group SRL, che come lavoro gestisce servizi di catering. Questo è accaduto a Mentana, una società di catering, unica partecipante, con 1.000 euro di rialzo su 350.000 euro, che vince un bando di gara. E perché sta a Mentana? Perché già gestisce le mense comunali. E chi ha fatto il bando di gara vinto dalla Cardamone Group per l'aggiudicazione delle mense comunali? Sempre lo stesso avvocato. E di dove originario avvocato? Di Cosenza. E dove ha sede la Cardamone Group? A Cosenza. E i farmacisti che hanno fatto l'ADI con la Cardamone Group, dove sono residenti e dove operano? A Cosenza. Ragazzi, ci sono un po' troppe coincidenze per tentare di dissimulare tutto ciò con delle mere coincidenze. Non c'è stata alcuna trasparenza nella gestione dei bandi pubblici e ciò sta significando che si sta dilapidando il patrimonio della nostra città. E questi sono atti pubblici. Come sono atti pubblici quelli relativi ad un'altra opera che questa amministrazione spaccia come il fiore all'occhiello della propria azione amministrativa, che è, io non so come definirlo sinceramente, perché è un terzo di un capannone artigianale acquistato dal comune di Mentana. Chiamiamolo capannone comunale, se vi piace l'espressione lo chiameremo così. Qui bisogna partire da un antefatto. Nel 2005 l'amministrazione inserisce all'interno di una convenzione urbanistica la realizzazione a carico del privato di una piscina comunale coperta per il valore all'epoca, quindi 10 anni fa, di 675.000 euro. Questa amministrazione che cosa fa? Cambia idea, legittimo. Invece di far realizzare, che a quest'ora sarebbe già stata pronta, la piscina comunale, che prevedeva quindi un esborso perché doveva essere realizzata da parte dell'imprenditore, che cosa fa? L'imprenditore ha un capannone artigianale giù a Via Reatina, che ovviamente di questi tempi non compra nessuno, è solo un costo, siamo d'accordo su questo, no? Quindi l'affare lo fa chi lo vende, non chi lo compra il capannone. Poi parleremo ovviamente del prezzo. Dici, in rapporto a questo faccio una permuta, invece della piscina mi prendo un terzo del tuo capannone, ancora da rifinire, che pago lo stesso importo, 675 metri quadri, 675.000 euro. Quindi 1.000 euro al metro quadro non rifinito. Però per rifinirlo bisogna metterci altri soldi. E quindi il comune paga altri 1.000 euro al metro quadro per rifinirlo. Fatevi il conto, sono 2.000 euro al metro quadro che il comune ha speso per comprare un terzo di un capannone. Voi sapete su per giù orientativamente quanto può essere il prezzo, 1.200-1.300 euro al metro quadro. Ebbene, l'imprenditore ha avuto un giustificato arricchimento di 472.000 euro. Questo sta accadendo perché vogliono realizzarci i servizi ASL. Tanto bisogna capire che servizi ASL, perché se fanno i vaccini per i cani è sempre un servizio ASL, bisognerà capire quali, e bisognerà capire anche perché i servizi ASL che sono del comprensorio li deve pagare soltanto Mentana, e bisogna anche capire se magari si potevano fare sia i servizi ASL che la piscina comunale, perché con i 675.000 euro
previsti nella convenzione urbanistica si faceva la piscina comunale. Con gli altri 675.000 euro che spendono per ristrutturare il capannone, potevano già con quelli comprare una struttura e fare servizi ASL. Quindi non è assolutamente vero che questa amministrazione ha fatto un'opera pubblica, ma l'ha cancellata un'opera pubblica e ha speso 1.300.000 euro sperperandone la metà. Questo è ciò che è accaduto. E la cosa che comunque fa impressione è che anche l'opposizione stia zitta. Quando sento dire: ma noi abbiamo lavorato, abbiamo denunciato, ma che avete fatto? Ma davanti a cose di questo genere bisognava andare in Procura della Repubblica come abbiamo fatto noi, perché queste sono comunque delle situazioni che sono intollerabili in una società civile come la nostra, sono intollerabili tra persone per bene e vanno denunciate con forza e con chiarezza. E allora per questo dicevo prima il decoro ed il buonsenso ed anche il rispetto delle regole, per iniziare proprio dalle cose più semplici. Se noi riusciremo a vincere pochi punti ma chiari e fatti anche con celerità. Il primo, rivoluzionare la macchina amministrativa. Chi merita deve essere premiato, chi non fa nulla deve essere penalizzato. Va fatto comunque un nucleo di valutazione indipendente che non possa essere tirato dalla giacchetta perché sei amico di Tizio, di Caio o di quel politico. Uno sportello per i cittadini a cui si possono rivolgere per i guasti, le buche, tutte quelle cose che sono comunque importanti e in cui non c'è necessità di chiedere raccomandazione a nessuno perché è un diritto. Quindi uno sportello e un numero verde sempre aperti per la segnalazione e per l'intervento immediato. La trasparenza all'ufficio tecnico, basta con gli accompagnatori, con le persone che ti portano dentro perché sei amico loro e puoi sveltire la pratica, o addirittura con le questue. Se è un diritto va esaudito subito, se non è un diritto e contro legge neanche deve essere chiesto. Questo deve essere un principio molto chiaro che dobbiamo dire con forza, perché noi non faremo nulla mai che sia al di fuori delle norme, e lo devono sapere anche gli elettori, in modo che si regoleranno se votarci o meno. E questo luogo splendido, lasciato un po' così all'abbandono, che ha necessità di essere riqualificato. Noi vogliamo che il centro storico venga restituito ai cittadini, come abbiamo detto in uno slogan. Che cosa significa in concreto? Significa prevedere la pedonalizzazione, magari nei weekend o a periodi, nell'estate, di via 3 novembre, dare la possibilità dei cambi di destinazione d'uso alle cantine per farle diventare botteghe artigiane, per farle diventare fraschette, per farle diventare pub, per restituire la vita a Mentana, per creare un circuito economico e commerciale. Anche se poi ovviamente le esigenze dovranno essere mediate, dovremmo trovare delle soluzioni, non tutti saranno contenti per questo, ma sicuramente se noi riteniamo che una cosa è giusta deve essere necessariamente fatta e avere anche il coraggio di farlo. Sull'urbanistica, sospendere e bloccare immediatamente il piano regolatore che stanno cercando di chiudere in 4 e 48, rivederlo e fare un piano regolatore ad edilizia residenziale zero. Significa che gli interventi edilizi dovranno riguardare soltanto i servizi o il residenziale privato, soltanto se in cambio il Comune attraverso delle convenzioni avrà dei servizi e delle strutture chiavi in mano. Non vogliamo mozziconi di terreno, non vogliamo luoghi inservibili, non vogliamo dei terreni su cui poi nulla si può fare perché il Comune non ha i fondi per investirci. Il turismo, io ho sentito chi mi ha parlato prima far riferimento a questo. Noi non possiamo ovviamente raccontarci in maniera utopica che Mentana da sola può attirare turismo, però può rappresentare una tappa fondamentale nel turismo della Sabina. Nel video si è visto in un passaggio il Procuriamoci in Sabina. Abbiamo realizzato, ce l'abbiamo in mente, ce l'abbiamo già su carta, possiamo lavorarci immediatamente dal giorno dopo. Degli itinerari turistici in cui Mentana sarà ed è la porta della Sabina, a seconda della scelta del turista. E così Mentana potrà attrarre anche
turisti, anche stranieri, perché se si vuole la natura si può iniziare un percorso da Parco Trentani, passare al Pozzo del Merro e poi arrivare ai Monti Lucretili. Se si vuole l'enogastronomia si possono fare le visite dei forni, delle fraschette che si apriranno, delle bottiglie, delle enoteche, degli olifici, delle nostre trattorie, dei nostri luoghi della buona cucina. Se invece si vorrà la cultura, si vorrà iniziare con la visita del Museo Garibaldino, la Rossaria, Palazzo Crescenzio, dove nell'Ottocento Carlo Magno incontrò Papa Leone III. E poi anche occuparci di una mancata eredità. L'avete visto in qualche passaggio, noi abbiamo fatto una battaglia politica, ma che purtroppo non ha portato frutti perché Federico Zeri dalle amministrazioni di 20-30 anni fa era stato maltrattato. Sicuramente era uno spirito eccentrico, come lo sono tutti gli artisti, però è stato il più grande critico d'arte del Novecento. Ha vissuto qui a Mentana, ha lasciato come testamento tutto all'Università purtroppo di Bologna. A Mentana non ha lasciato niente, siamo andati a parlare pure con Rottore una decina d'anni fa per tentare di recuperare qualcosa. Io dico che questo tentativo va ripetuto perché la presenza di Zeri nella nostra città va valorizzata e va comunque messa in un circuito culturale. E poi la cultura, chiaramente la trasparenza nelle associazioni, sia di volontariato che culturale, per essere restituita appieno alla partecipazione di tutti quanti. La riqualificazione dei nostri quartieri a Via Aretina, dove comunque ci sono necessità di nuovi mezzi pubblici, di nuovi spazi giochi, di nuovi dog parking, o comunque a Piazza Carlo Alberto dalla Chiesa, che va completata con una passeggiata e dei chioschi per farla diventare il secondo cuore della città. E poi, in ultimo, per non tediarvi troppo, perché saranno ancora tante le cose che diremo su cui ci confronteremo, però ritengo che queste siano un po' le cose principali. L'ultima, forse teorica, astratta, anche un po' impalpabile, che non dà dei frutti immediati, ma che poi sicuramente a lungo andare premia, ma premia tutti, iniziando qui da Mentana, che è quella di ristabilire la cultura del merito, la cultura delle regole, la cultura della legalità. Noi come amministrazione vogliamo essere un esempio di tutto ciò. Vedete, l'assenza di queste tre regole fondamentali ha portato un po' al declino dell'Italia, perché è inutile che ci racconti potere d'acquisto, proprio per questa ragione. Allora, leggendo qualche tempo fa un testo di Luigi Zingales, che è uno degli autorevoli italiani che ha trovato lavoro altrove, peraltro fa il professore universitario all'Università di Chicago, e proprio parlando del declino della nostra Italia, riassume in quattro righe quella che è l'origine del problema. Allora io voglio leggerle per comparteciparle affinché siano un po' da monito principalmente a chi amministrerà questa città. In Italia manca una cultura del merito, perché non c'è una cultura della legalità. Se io, politico, capo di partito o di governo, voglio ottenere dei benefici o dei favori che non mi competono, nomino non un candidato competente, ma uno a me fedele. Se io, imprenditore, voglio assicurarmi che le mie tangenti, le mie evasioni fiscali, i miei intrecci col potere politico non vengano rivelati, non scelgo il manager migliore, ma quello più fidato. E non c'è persona più fedele del buono a nulla, di chi non ha alternative. Se l'Italia non cresce, se è a rischio di default, è perché è stata fin qui governata dai peggiori. Non i mediocri, i peggiori. Il clientelismo politico e l'economia sommersa hanno trasformato il nostro paese in una peggiocrazia. Quanto è vera questa
riflessione, di cui poi tutti, chi più chi meno, cominciando da me, abbiamo delle corresponsabilità. Però il momento di dire basta, di invertire una tendenza, anche in maniera traumatica, anche a costo di lasciare qualcuno per strada, anche a costo di rinunciare a qualche consenso, però dobbiamo mettere sul terreno una nuova pietra miliare per ricominciare con un nuovo percorso, partendo proprio da questi presupposti. Io non so se alla fine questo sarà per la nostra causa conveniente o meno a livello elettorale, però io so che è giusto e sono stato abituato a fare ciò che è giusto indipendentemente dalla convenienza. Io vi ringrazio per avermi dato questa opportunità, questa occasione di stare insieme, di rivedere tante persone, di prendere con le mani questa nuova sfida, questo nuovo testimone insieme a tutti voi. Noi saremo sempre a disposizione per gli obiettivi che ci siamo detti e per tutto quello che voi vorrete proporci. Grazie ancora, viva l'Italia e viva Mentana!